Uomini e donne anticipazioni, Nicolò chiama Marta ma lei non si presenta. Nicolò Brigante chiama Marta ma lei non si presenta in puntata. Oggi 9 febbraio c'è stata una nuova registrazione del Trono Classico. Si parte dal tronista Nicolò Brigante. La scorsa volta Marta ha abbandonato il programma perché non creduta dal tronista. Alla fine della puntata, quest'ultimo raggiunge la corteggiatrice in camerino. Marta chiede a Nicolò una seconda possibilità ma il siciliano non sa se riuscirà a fidarsi ancora della ragazza. Il tronista lascia il camerino perplesso e dopo qualche giorno fa convocare Marta in puntata. La corteggiatrice accetta ma decide di presentarsi in compagnia di sua sorella che, durante la settimana, ha scambiato messaggi con la sorella di Brigante. Virginia, intanto, lascia lo studio arrabbiata a causa di questo episodio e Maria De Filippi comunica che Marta non sarà in studio. A quanto pare la studentessa di medicina ha avuto paura di Tina Cipollari. Inoltre aggiunge che, qualora fosse rientrata, la redazione non le avrebbe comunicato l'intenzione del tronista di volerla tra le sue corteggiatrici. Questo come conseguenza dello scambio di messaggi tra le due sorelle. A quanto pare, la corteggiatrice è stata vittima di uno scherzo fatto da un suo amico. Quest'ultimo ha fatto credere a Nicolò che tra lui e la Pasqualato ci sia una relazione. La corteggiatrice, la scorsa volta, ha raccontato tutti i dettagli di quello scherzo ma non è stata creduta né dagli opinionisti né dallo stesso tronista. Su social, dopo la scorsa registrazione, Marta si è mostrata molto triste per l'accaduto. In molti le hanno chiesto come mai si mostra sempre imbronciata e la risposta è stata, quando sarò felice ve lo mostrerò, ora non lo sono. Indubbiamente, dunque, Elle, ex corteggiatrice di Nicolò è rimasta turbata dall'episodio. La conoscenza tra i due, infatti, stava andando abbastanza bene, c'è stato anche un bacio e questa segnalazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La segnalazione su Marta Pasqualato. La segnalazione su Marta Pasqualato è arrivata a Gianni Esperti. A quanto pare la corteggiatrice ha avuto una scappatella con uno studente di Ferrara. La ragazza ha dichiarato sin da subito di essere stata vittima di uno scherzo ma la redazione le ha precisato che la conoscenza va avanti da 6 anni. Di fronte agli screenshot di una sua conversazione e dopo la richiesta del tronista, di chiamare l'altra persona, Marta ha scelto di abbandonare lo studio.